passavano i tedeschi, passavano proprio solo così, la mia casa era qui, qui era strada che passavano tutti, passavano i tedeschi, andavano a perlustrare. Mi ricordo che c'erano due famiglie lì che avevano la mucca, avevano un fienile grande con dentro tanto fieno, sai che sono andati dentro in quella stalla lì, in cima alla fine del fieno, andavano su a pescare, poi con le forche. A vedere stasera delle persone, però lì a Abruzzo non hanno trovati, invece all'Odrino sì, all'Odrino di sopra sì, e poi si nascondevano nelle rocce, nei affratti, dappertutto si nascondevano, e ne hanno trovati e li uccidevano, poverino, un vecchio, mi ricordo sempre, di Marchero, aveva la stalla lassù e c'era dentro i prigionieri, quelli lì scappati, e questo i tedeschi lì, entrare, entrare, no, qui roba via, qui, non voleva, il prepotente, non voleva roba via, ah sì, allora ho preso così, bam, bam, ucciso lì sulla stalla, e sono andati dentro, così hanno ucciso anche i due che c'erano dentro, vedo che nome, e quando ho finito la guerra, che sono cominciati a rientrare i soldati, che feste che facevamo. Che feste che facevamo. Quando è finita la guerra, e campanate, scampanate, preghiere, messe e canti. Dopo hanno mandato in giro la Madonna di Bovigno. La Madonna di Bovigno. L'hanno portata in giro, mi ricordo, proprio lì fuori dalla mia casa, ha girato tutto il paese. E lì, il cruz de via, la mia casa, fermata lì la Madonna. Lì preghiere, 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 preghiere. Dopo, io ero in confidenza col prete, cioè io canto l'Ave Maria di Schubert. Sì, cantala, cantala, cantala. Ho cantato l'Ave Maria di Schubert. Te l'ho detto, non è che sto studiando, che imparavo anche a mangiare, che imparavo di tutto là dove ero. E ho fatto un bel battimano a me e anche alla Madonna. La Madonna Corlanduna ci dicevano, la Madonna Corlanduna, Corlanduna, sempre in giro, sempre in giro, la Madonna Corlanduna, e l'ha portata in giro per devozione, per ringraziamento. Pensi, c'era una mia amica lì, che era una bella casa grande, e tutte le volte che arrivava un soldato, faceva un bel pranzo alla sua casa, tutte mettevano qualche cosa, vero? Che metteva un pollo, che metteva le galline, che aveva il salame, e formaggio e tutto, e faceva una bella cena sempre a quel tale lì che ritornava. Quando è ritornato, mi ricordo sempre, quando è ritornato lui, io venivo dall'Udrino, andavo a Marcheno o venivo qui a farlo. Quella volta la spesa bisognava venire qui a farla perché all'Udrino, dico, non c'era la cosa. Ma dico, quando sono là, quasi in paese, mi dice uno, te Maria, guarda che è arrivato il tuo Bruno, eh. Davvero? Sapevo che arrivava, ma non sapevo che arrivava. Davvero? Sì. Non fa il piacere, va solo alla sua casa, dire questo lui che l'aspetto. E ce l'ha andato a dire, è venuto subito. E allora mi ha aspettato lì, nella strada che va dall'Odreno lì. Lì si è baciati, baciati, baciati. Felici beati. Maria, sai cosa mi ha detto? Sei stata brava? Io sono come mi hai lasciato. Invece dopo abbiamo fatto l'amore. Ecco, visto com'è. È vero, eh? È che è mica storia che dico.